di compattarvi verso il centro, così siamo più vicini ai nostri relatori. Vi ringrazio di essere qui, la giornata è sicuramente molto lunga e vi invito, insomma, se volete, se potete anche a compattarvi. Va bene, iniziamo quindi con il prossimo panel. Invito Francesco Sciadone a chiamare i suoi relatori. Grazie. Direi di cominciare, se siete d'accordo, il panel di discussione che ha come tema la competitività europea e dei sistemi paese e che vede diversi relatori, cercando di spiegare qual era un po' il razionale che era stato immaginato per questo panel. Molto spesso sulla carta stampata, sulle pagine web e poi nella realtà, accade di verificare che c'è spesso un malinteso tra concorrenza, regimi fiscali, capacità di attrarre investimenti e in generale effetti economico-sociali di queste iniziative. In realtà tutti questi ambiti, che sembrano tra loro diversi e distinti, sono profondamente collegati. E le recenti vicende europee, che hanno riguardato l'avvio di rigorose procedure di aiuti nei confronti di grandi multinazionali per l'applicazione dei cosiddetti sistemi di ruling in materia fiscale, lo hanno dimostrato, mettendo in crisi quella che era una apparente verità del nostro ordinamento giuridico ed europeo, che era l'autonomia degli stati nazionali in materia fiscale, la possibilità, libertà di attrarre gli investitori internazionali attraverso regimi fiscali più o meno ad hoc, le ricadute sociali che all'attrazione di questi investimenti si auspicava fossero collegati. Vedete quindi come l'aspetto della concorrenza, dei regimi fiscali e delle ricadute sociali sono tra di loro strettamente collegati. La più recente prassi europea e le vicende che sono appunto state oggetto di grande attenzione da ultimo dimostrano invece come questi sistemi siano a rischio di continuo cortocircuito. Quindi vi possono essere iniziative legislative nazionali in materia fiscale per attrarre investimenti che trovano prima o poi dei limiti nelle regole europee e che come tali mettono a repentaglio le politiche di incentivo e di sviluppo sociale che sono dietro quelle misure fiscali, rendendo quindi incerto il quadro giuridico di riferimento degli investitori e degli stessi soggetti che sono coinvolti dal punto di vista del mondo del lavoro. Quindi diventa molto importante, in una logica di pianificazione delle politiche economiche di uno Stato, introdurre politiche e quindi regole che siano rispettose delle norme rilevanti, perché altrimenti c'è un effetto boomerang, si crea incertezza, si crea pregiudizio e in realtà si finiscono per promettere cose che poi possono essere destinate a venire meno. In questo quadro, in questo ambito così ampio, si è immaginato di discutere con degli esperti dei diversi temi che ho rapidamente accennato, per capire come si possa immaginare di intervenire per attrarre gli investimenti, perché senza investimenti evidentemente non c'è ricaduta occupazionale, non ci sono ricadute economiche collettive significative, quindi non c'è PIL, per usare un'espressione di sintesi. Come lo si può fare, nel rispetto di quali regole e soprattutto con che strategia complessiva.
cercando di dare a ciascuno di noi con l'ovvia libertà di organizzare al meglio il proprio intervento, io proporrei in questo ambito di introdurre il tema dell'attrazione degli investimenti a Roberto Sommella, perché è evidente che la sensibilità, lasciatemi dire, meno tecnica di un giornalista economico, ma che vede questi fenomeni con la maggiore libertà appunto di guardarli dall'alto di chi li commenta, può consentire di capire perché sono importanti e come vanno introdotti nelle diverse caselle tecniche di analisi delle quali poi ci occuperemo. Grazie Francesco, grazie a chi mi ha invitato a questo interessantissimo panel. Hai detto bene, io sono un giornalista economico, sono un europeista convinto, scrivo addirittura dei libri sull'Europa, cosa davvero in questo momento coraggiosa. Per lavoro mi occupo delle relazioni esterne dell'autorità antitrust, dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, quindi per carità di patria evidentemente sono pro concorrenziali, ho voluto questa dicitura molto diciamo semplificata della mia qualifica, però questo tuo stimolo è molto interessante, perché nemmeno tanto tempo fa mi sono occupato moltissimo del problema della piazza finanziaria milanese, dell'attrazione dei capitali, della crescita delle nostre piccole e medie imprese, perché attualmente di fatto noi abbiamo in Europa, mi piace dire, non in Italia, tre sistemi, no, per far crescere l'economia. Il primo è quello che diciamo abbastanza conosciuto, ma non nelle sue pieghe tecniche, è il piano Juncker. Poi c'è il quantitative easing della Banca Centrale Europea, cioè l'immissione di denaro nel circuito secondario di vendita di titoli di Stato, cercherò di essere meno tecnico possibile, però questa è roba che muove soldi, e poi ci sono le leggi di bilancio nazionali. Per 20 anni ho seguito la finanziaria anche di notte quando ero all'ANSA, adesso se ne occupano proprio in queste ore i deputati della commissione bilancio, oggi si chiama legge di bilancio, però ogni paese fa la sua legge di bilancio, cerca di, nei limiti dei parametri di Maastricht, di muovere, di far crescere l'economia. Questi sono i tre, diciamo, pilastri della crescita in Europa. Qual è il problema fondamentale, direi rapidamente in questo primo giro? Il problema fondamentale è che non c'è nulla che riesce a far muovere quello che muove l'economia in Italia. L'economia in Italia è mossa da due piloni fondamentali, l'edilizia, che è ferma, e le piccole e medie imprese. Pensate che il nostro settore manifatturiero è il secondo in Europa, dopo la Germania. Pensate che durante i periodi di recessione il nostro export è cresciuto grazie alle piccole e medie imprese, che hanno avuto un ruolo eroico, non oso trovare parole migliori, un ruolo eroico nella crescita economica del paese, che hanno tenuto in piedi con al massimo 15 addetti per azienda il nostro paese, facendo crescere, nonostante tutto, in momento di recessione, le nostre esportazioni. Quindi che cosa manca alla nostra economia e all'economia europea? Qualcuno che si occupa delle piccole e medie imprese. E vieppiù vale questo discorso per l'Italia. Pensate che in Italia le nostre piccole e medie imprese prendono dalle banche qualcosa come 250 miliardi di euro di finanziamenti, un solo miliardo di euro di capitale di rischio dai vari strumenti finanziari, fondi chiusi e quant'altro, che invece entrerebbero nel capitale di rischio delle nostre aziende, piccole e medie. Quindi questo è il valore, si va sempre in banca. Il piano Juncker che cos'è? Il piano Juncker, a ben vedere, non è altro che un'ulteriore garanzia a progetti già bancabili. Insomma, se Sommella inventa il teletrasporto ed è un progetto che alle banche già piace, non fa altro che col piano Juncker trovare un'ulteriore garanzia. Il piano Juncker di fatto fa arrivare all'80% le garanzie bancabili di progetti che sono già stati iscritti, e fa sì che grazie a questa garanzia della Commissione Europea su 100 euro richiesti da Sommella alla banca, ben 80 siano garantiti. Però sono progetti già che stanno in piedi di loro, quindi escludiamo le piccole e medie imprese che possano arrivare, io me lo auguro, a inventare il teletrasporto, cosa che non farò manco io.
Poi c'è il quantitative easing della Banca Centrale Europea. Qua apro una piccolissima parentesi. Il quantitative easing della Banca Centrale Europea interviene sul mercato secondario dei titoli di Stato, cioè compra titoli attraverso le banche centrali nazionali già emessi, a differenza del quantitative easing che è stato fatto negli Stati Uniti, che in buona sostanza sono riusciti semplicemente a comprare titoli emessi. Cioè il presidente della Federal Reserve americana chiamava il ministro del Tesoro americano e diceva: emetti questi titoli, li compro io immediatamente. È la stessa differenza che passa tra comprare un'auto nuova dal concessionario, quantitative easing americano, i soldi con cui tu compri l'auto vanno direttamente nel bilancio dell'azienda, e comprare un'auto usata, quantitative easing europeo, i soldi vanno al precedente proprietario. Non so se mi sono spiegato, questa è la differenza, non è che sto facendo una critica a Draghi, per carità, però insomma questa, perché poi sono nei limiti dello statuto, perché sia il trattato che lo statuto della Banca Centrale Europea vietano il finanziamento diretto dei debiti pubblici nazionali. Il terzo punto è le manovre di bilancio, e qui veniamo al punto e concludo questo primo giro. La legge di bilancio è ormai una legge europea, tant'è vero che tutti i paesi la mandano prima a Bruxelles per l'approvazione che in Parlamento, ma non perché siano irrispettosi della sede che ci sta ospitando stasera, perché questo è previsto dalle riforme dei trattati, dal trattato di funzionamento dell'Unione Europea e dal trattato sul Fiscal Compact, che ancora trattato non è, ma deve essere ratificato come tale. Sicché c'è una devolution totale delle manovre di politica economica nell'Eurozona. Il problema è che quando c'è la recessione, e quando c'è comunque stagnazione sia dei prezzi che della crescita economica, noi paesi dell'Eurozona, e mi sembra che noi Italia e Francia e Germania siamo nell'Eurozona, siamo soggetti a dei vincoli, a mio modo di vedere, ovviamente parlo a titolo personale, cui non sono soggetti i paesi che crescono di più, che sono quelli fuori dall'Eurozona. Quindi il patto di stabilità e di crescita, cui noi dobbiamo rispondere ogni volta che scriviamo una legge di bilancio che ci fissa il tetto del 3%, il 60% del debito PIL, ci siamo scordati, c'era anche un tetto all'inflazione, perché non l'abbiamo più vista, e c'è anche un tetto al surplus commerciale, se ne parla tanto, quella della Germania, valgono come una catena per i paesi che non crescono, soprattutto se con il quantitative easing il denaro costa zero. Noi abbiamo un denaro che costa zero, ma non possiamo spendere perché abbiamo un tetto. Ecco, questo contesto fa sì che, come diceva l'avvocato Sciaudone, sia cruciale la politica fiscale in questo punto, ma sia cruciale una politica fiscale non nazionale, ma comunitaria, in modo che si scelga tutti quanti di crescere, soprattutto paesi dell'Eurozona, utilizzando al meglio i trattati che già danno questa possibilità. Bisogna semplicemente metterli in opera, poi ci sarà magari qualche idea aggiuntiva che diremo dopo su come utilizzare al meglio questi trattati per tutta Europa e anche per le PMI italiane. Grazie Roberto. Chiederei all'onorevole Benifei, anche alla luce della sua esperienza di eurodeputato, quale pensa che sia la sensibilità che fino adesso è stata dimostrata dalle istituzioni europee, e più in generale quale pensa quella che possa essere in futuro l'attenzione che le istituzioni europee potranno avere su queste materie? Ma intanto grazie davvero per questa opportunità, grazie per questa ottima due giorni. Purtroppo per impegni dell'ultimo minuto sarò obbligato ad andare via quasi subito dopo il mio intervento, ma spero che avremo modo di proseguire comunque questo confronto, e davvero ringrazio EUNews, al di là per il servizio in generale che fa a noi di darci informazioni e anche raccontare un po' meglio di come fanno molti media, non tutti ovviamente, non voglio... qua c'è un gruppo di rappresentanti del giornalismo, diciamo che abbiamo bisogno noi di un racconto dell'Europa informato, che non sia soprattutto centrato sulle vicende delle persone, perché a volte è quasi un po' una telenovela il modo in cui viene raccontata l'Europa. Noi abbiamo bisogno invece di entrare nel merito delle politiche, perché noi facciamo spesso soprattutto il lavoro dei colegislatori, quindi dei ministri riuniti in consiglio, e noi un grosso lavoro nel merito. In questo, occasioni come questo aiutano. In generale abbiamo bisogno di fare tutti un passo in avanti, anche noi nel comunicare meglio.
Sul merito della questione vorrei dire questo, che da una parte noi abbiamo visto una grande attenzione mediatica a questi temi, una grande attenzione delle persone al tema della fiscalità e della competitività legata alla fiscalità. In Europa, nel momento in cui è stata fatta la decisione riguardante Apple in Irlanda. Allora, io sono un federalista europeo e quindi uso spesso questo esempio per, dato che ha ovviamente suscitato molto dibattito e molta attenzione delle persone, anche di chi segue meno le questioni europee, questa decisione così impattante, così pesante da parte della Commissione. Ecco, lì noi vediamo, questa è la mia interpretazione ovviamente, una decisione che viene fatta in quanto in quell'ambito, nell'ambito in questo caso della difesa della competitività, della concorrenza ad armi pari e corretta nel mercato unico, la Commissione europea ha un potere, permettetemi di dire così, di rango federale, nel senso che permette l'azione che la commissaria Vestager può fare su questo di tutelare imprese e cittadini anche contro i governi nazionali, perché io da un punto di vista dei rapporti fra le istituzioni questo vedo, cioè una azione della Commissione che dice il vostro governo non rispetta la competitività giusta e la competizione corretta per le imprese irlandesi ed europee che operano in Irlanda, perché fa un trattamento speciale per una specifica azienda. Allora, al di là della sensazione che ha provocato questa scelta, io credo che sia interessante appunto partire da qui per riagganciarmi a quello che già diceva Sommella, cioè la questione di come all'interno del contesto europeo, io dico dell'Eurozona in particolare, perché facendo politica e non accademia devo guardare dove c'è la possibilità di costruire dei processi. Nell'Europa a 28, per ora 28, è molto complesso secondo me lavorare su questi temi per ragioni di problemi politici di vario tipo. All'interno dell'Eurozona io sono molto brutale, credo che sia più facile andare avanti in questo ragionamento, che come ho detto in quello che abbiamo visto finora, abbiamo visto una scelta che ha ovviamente un valore rispetto al tema fiscale, ma a cui ci si è arrivati attraverso un'altra competenza, cioè quella della tutela della concorrenza. Ecco, possiamo andare avanti rispetto al tema della fiscalità europea a tutto tondo e quindi il modo in cui si instaura una competizione fra gli stati da questo punto di vista. Credo nel momento in cui entriamo a parlare dell'Eurozona, perché è lì che politicamente esiste il vulnus, cioè esiste una percezione diffusa di una... Ieri noi avevamo ospite al mio gruppo politico Stiglitz, che sapete ha fatto affermazioni molto significative su questo tema, anche piuttosto dirompenti. L'Eurozona, così com'è, viene percepita anche dall'uomo della strada come qualcosa che non sta funzionando al meglio. Allora io in questo mi ritrovo nelle ultime cose che venivano dette. Noi abbiamo gli strumenti già oggi nei trattati attuali, poi io da federalista ovviamente perseguo, sono un membro del gruppo Spinelli al Parlamento Europeo, ho delle idee molto chiare, anzi sono abbastanza estremista da questo punto di vista, ma senza andare al momento in cui andremo magari a fare delle modifiche più profonde, già con i trattati di oggi, attraverso le cooperazioni rafforzate, attraverso strumenti legislativi, infatti l'ultima parte del mio intervento volevo parlare di un paio di questioni proprio specifiche, normative, noi possiamo fare già oggi dei passi avanti nell'integrazione fiscale, perché guardate, il tema è multisfaccettato, se mi permettete di usare questa parola, perché per esempio non si parla molto spesso quando si affronta questo tema di un tema che io sto seguendo molto da vicino come parlamentare, che è quello della riforma in corso, perché la Commissione europea, nonostante le resistenze di alcuni paesi dell'Est Europa, sta tenendo fermo il punto, ha in qualche modo rigettato il cartellino giallo, ha intenzione di ripresentare la proposta, nel momento in cui parliamo della riforma del cosiddetto distacco transnazionale dei lavoratori, perché anche in questo caso noi abbiamo una competizione che si sviluppa fra imprese europee, nel caso italiano in particolare il campo della vedo che infatti nel campo dell'edilizia e del trasporto in particolare, ma anche nel campo agricolo, ci sono vari settori, il fatto che ci possa essere un distacco di lungo periodo
con condizioni appunto di oneri fiscali e di oneri sociali così diversi fra i paesi all'interno della stessa Unione Europea, crea delle concorrenze, diciamo un tema su cui vi dico francamente è stato interessante vedere la convergenza abbastanza significativa fra parti sindacali e del mondo diciamo di rappresentanza datoriale, cosa non così frequente su tanti temi di rilevanza anche europea. E quindi il tema ha tanti aspetti, quindi anche alcuni che tutto sommato non sono così diciamo completamente fiscali, ma che in questo caso riguardano la circolazione dei lavoratori, ma che hanno di fatto una radice proprio nelle differenze della fiscalità, se uno poi va a vedere in cosa consiste almeno parte della competizione sleale che si determina. Dal punto di vista più strettamente fiscale, e mi avvio a concludere su questo, bisogna dire che da una parte molte forze politiche hanno da tempo presentato proposte piuttosto nette, per esempio di lungo periodo da parte del mio gruppo politico, dei Socialisti e Democratici, c'è già dalla legislatura precedente in cui io non ero parlamentare europeo, c'è una forte spinta, purtroppo si era arenata, oggi riparte invece la discussione, la Commissione Europea l'ha rilanciato anche ancora giusto il 5 di luglio con una comunicazione intitolata Ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'esusione fiscali. Ecco, mi riferisco alla questione della Common Consolidated Corporate Tax Base, la base fiscale consolidata per la base imponibile. Un insieme unico di regole per calcolare i profitti tassabili delle imprese che è da tempo oggetto di discussione e che è una delle questioni su cui si può procedere già oggi nel lavorare a una convergenza fiscale. Da parte della Commissione è stato poi rilanciato il progetto BEPS, che è un progetto dell'OCSE finalizzato a ridurre i margini per la pianificazione fiscale aggressiva delle imprese. Molto importante il tema dello scambio dei dati, rafforzare la vigilanza. E anche il coordinamento rispetto alle normative antiriciclaggio, perché su questo c'è molto da fare anche nel coordinare le politiche. Il Parlamento europeo tutti questi temi li considera prioritari, nel senso che non avrebbe altrimenti fatto addirittura due commissioni speciali d'inchiesta, una su LuxLeaks, una sui Panama Papers, cosa piuttosto inedita, addirittura due commissioni d'inchiesta su sostanzialmente temi piuttosto collegati, perché appunto esiste una dimensione internazionale, globale, che va oltre le cose di cui ora stavo parlando e che riguarda una decisione a livello globale di avvicinare in qualche modo da parte almeno di un largo numero di paesi le pratiche comuni e lo scambio di dati e la cooperazione. E dall'altra parte, concludo, c'è appunto un lavoro interno che quando appunto Panama Papers più tocca questo primo tema, il lavoro interno infatti invece diciamo quando parliamo di LuxLeaks e parliamo dei temi che ho citato prima, della base imponibile consolidata, la questione dello scambio di dati, la questione del coordinamento più generale rispetto anche al progetto che citavo dell'OCSE, ecco, su questo è qualcosa che possiamo fare al nostro interno. Io sono convinto, lo dico da rappresentante istituzionale, da politico, che dobbiamo, per ragioni di opportunità politica e di spazio politico, iniziare il lavoro dall'Eurozona, pur sapendo che su molti dei temi purtroppo non esauriremo i problemi chiudendo un quadro interno all'Eurozona, ma non vedo la possibilità di partire da altri contesti, cioè non vedo lo spazio politico per fare dei passi avanti di qualunque genere rispetto anche agli provvedimenti puntuali, che alcuni che ho citato prima, se non partendo da un gruppo di paesi, addirittura in qualche caso anche forse con una cooperazione rafforzata che metta insieme una parte dei paesi dell'area euro. Quindi su questo credo che ci voglia anche uno sforzo in qualche modo di scatto, di iniziativa da parte non solo nostra del Parlamento europeo, che come ho detto siamo molto attivi sul tema, ma anche da parte dei governi, perché se da una parte, voglio lasciare quest'ultimo messaggio, è molto difficile fare cose in questo momento su molti fronti, moltissimi, senza il Parlamento europeo, questo ancora alcuni governi non lo hanno
recepito fino in fondo, glielo dobbiamo far capire ogni giorno, anche in questo momento nelle discussioni sul bilancio, dove il governo italiano ci ha dato un po' di sponda rispetto a una serie di questioni poste dal Parlamento. Se è vero questo, che il Parlamento è molto più difficile da bypassare rispetto a qualche anno fa, rispetto a prima del Trattato di Lisbona, dall'altra parte noi comunque in maniera speculare da soli non riusciamo ad andare avanti. E quindi su questi temi io ho detto quali secondo me sono alcune questioni prioritarie, poi in questo panel ovviamente saranno affrontate sicuramente altre angolazioni. Abbiamo bisogno anche di un impegno da parte dei governi, perché come ho detto, e chiudo su questo, la Commissione europea con una serie di, anche devo dirvi forse a reazione anche a una serie di scandali che sono emersi, ha ripreso precedenti proposte come quella della base imponibile consolidata e ha messo insieme un pacchetto di proposte che sta comunque procedendo. Per andare avanti serve qualche governo che in qualche modo dia la spinta e dia lo sblocco, come ho detto, anche per costruire qualche regime differenziato che possa essere un'avanguardia. Questo almeno è il mio punto di vista. Grazie per questa occasione di confronto e mi scuso di dover grazie a lei, onorevole. Una considerazione dopo delle cose molto interessanti che ci ha raccontato. Purtroppo il diritto europeo è una cosa che inizia ad avere una sua età, come ricordano anche gli organizzatori, anticipando il prossimo 60° anniversario del Trattato di Roma. E se uno guarda con un po' di distacco le vicende attuali, potrebbe osservare che proprio la materia fiscale è una delle materie sulle quali gli Stati membri sono stati nella storia più gelosi delle proprie prerogative nazionali, non perché i tecnici non sapessero inventare anche l'armonizzazione in materia fiscale, ma perché volevano mantenere i vantaggi che le politiche fiscali consentono nel rapporto tra Stati membri, e cioè ad una crescente armonizzazione, al crescere delle regole e delle rigidità del mercato interno e dell'applicazione dei principi del trattato, le politiche fiscali erano tra le poche leve che gli Stati potevano utilizzare per farsi concorrenza. E questo è molto importante ricordarselo, perché le norme in materia fiscale non è che non sono state fatte fino adesso nella storia del diritto europeo per incapacità o per scarsa volontà delle istituzioni o degli Stati membri, ma per scelta. Perché gli Stati tradizionalmente hanno preferito mantenere una leva, una delle poche che residuava, avendo perso quella anche economica dopo l'Unione Economica e Monetaria, per farsi concorrenza e quindi per attrarre gli investimenti. Quindi il fattore di competitività fiscale dal punto di vista delle politiche nazionali è assai importante. Quindi quando si guarda anche alle iniziative legislative di tipo europeo, occorrerebbe ricordare che alcune vanno avanti o meno in ragione della convenienza o meno degli interessi di alcuni degli Stati membri. E questo è importante, perché poi chiederò al professor Iapade di intervenire, perché lui è autore del rapporto fatto per l'ICE del ruolo dell'Italia nell'economia internazionale. Perché la posizione economica degli Stati membri, sempre più nei rapporti internazionali, e quindi il caso Apple, come il caso FCA, come adesso si chiama, che non a caso non è, ha una sede non più italiana per scelte fiscali, non per sciovinismo o per altro, o così come le sedi degli altri paesi in Irlanda o la quotazione dei bond su un mercato piuttosto che su un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte scelte che non sono fatte per scarso campanilismo o per opportunità, come dire, logistica, ma sono fatte in ragione delle politiche fiscali, perché le politiche fiscali rendono più o meno profittevoli alcuni interventi e quindi rendono alcune economie più competitive di altre. Credo che questo vada ricordato molto spesso, perché se non c'è una strategia complessiva anche nelle iniziative legislative europee, spesso si finisce per essere, come dire, un po' miopi nel guardare un problema abbastanza piccolo, perdendo di vista la competitività dell'economia nazionale. Su questo sarebbe interessante sentire qual è il risultato di sintesi di un rapporto che ha riguardato, se non ricordo male, due anni, il 2014 e il 2015, del rapporto. È un rapporto annuale. Che però è biennale, no? Si riferiva al 14 e 15. Sì, riporta due anni, perché di un anno fa il consuntivo. Esatto. E dell'altro cerca di individuare le tendenze in corso. Io avrei bisogno di capire se rimane l'idea di fare due interventi, rimane o è l'idea. Meglio sintetizzare. No, siamo liberi di giocarcela come ci piace. Parlerei prima
della natura dei problemi di cui stiamo discutendo, in particolare dei problemi che crea la competizione fiscale, ma non soltanto fiscale, tra i governi nell'attrazione di investimenti esteri. E poi, se c'è un secondo giro, parlerei di che cosa si può fare per risolvere questi problemi, da questo punto di vista, in realtà, riprendendo lo spirito di molte delle proposte che abbiamo appena sentito da parte dell'onorevole Benifei. Parlerei poco di Italia e più di Unione Europea nel suo insieme, però qualche riferimento al caso italiano lo farò. Dunque, c'era un'epoca, non molto tempo fa, e per certi aspetti, tra certe persone, ancora continua quest'epoca, c'era un'epoca in cui gli investimenti esteri, le multinazionali, venivano viste come il demonio, per tutta una serie di ragioni. E ancora oggi si sente dire che è molto pericoloso vendere allo straniero gli asset strategici dell'economia italiana, per esempio. Nell'opinione pubblica questa è una convinzione ancora largamente diffusa e anche alcuni governi spesso fanno sponda a questa visione. Però, insomma, il clima non è più quello degli anni 70, c'è ormai sia nell'opinione pubblica sia in generale nelle classi dirigenti la persuasione che attrarre investimenti esteri sia una cosa importante, sia una cosa benefica per le economie che riescono ad attrarli. E non perché ci sia una forma di provincialismo in base alla quale gli investimenti esteri sono migliori di quelli interni. Non c'è nessuna ragione a priori per preferire l'investimento di una multinazionale straniera rispetto a quello di un'impresa italiana, per vedere le cose dal nostro punto di vista. Il fatto è che la capacità di attrarre investimenti esteri può essere vista come una specie di cartina al tornasole, un sistema in grado di attrarre l'interesse delle multinazionali, se volete, e a maggior ragione in grado di stimolare investimenti da parte delle proprie imprese. I benefici che si attendono da questi investimenti non sono soltanto quelli più immediati, più imprese, più posti di lavoro, questo è ovvio. Ma ci si attende anche qualcosa in più che giustifica l'intervento pubblico per attrarre questi investimenti dall'estero. Il qualcosa in più che ci si attende sono una serie di benefici indiretti. Le multinazionali hanno dimostrato nei fatti una capacità di diffondere buone pratiche manageriali, nuove conoscenze, capacità di operare sui mercati internazionali, anche tra le imprese locali che non erano abituate prima dell'arrivo delle multinazionali ad avere certe caratteristiche, sempre che naturalmente ci sia nel sistema locale la capacità di coglierli questi benefici. E allora, tenendo conto di tutto questo, i governi nazionali e locali competono intensamente per cercare di attrarre investimenti esteri e lo fanno in varie forme. Per capire come lo fanno bisogna spostare l'analisi al livello delle decisioni strategiche delle multinazionali. In che modo una tipica multinazionale decide dove investire? Sarebbe un discorso lungo, lo semplifico molto. In linea di massima la decisione si prende in due stadi. Prima si seleziona una rosa di paesi candidati nei quali collocare l'investimento e le motivazioni possono essere tante, non pensate soltanto ai paesi a basso costo del lavoro, con i quali noi non potremo comunque competere. Io mi riferisco a quella parte di investimenti diretti esteri che è molto grande, che va verso paesi sviluppati, verso paesi dove il costo del lavoro è elevato. Allora, quelli vanno o perché c'è interesse ad accedere al mercato, a mettere all'interno di un mercato importante una presenza diretta che migliora, diciamo che rafforza il potere di mercato dell'impresa, migliora il suo rapporto con i consumatori. Oppure qualche volta si tratta di avere più facilmente accesso a risorse strategiche legate soprattutto ai processi di creazione e diffusione delle conoscenze. Sono le multinazionali che vanno in un posto perché lì si sviluppano le innovazioni e bisogna esserci fisicamente presenti, perché il contatto personale tra chi lavora nei laboratori di ricerca e chi lavora nell'impresa è fondamentale per la circolazione delle nuove conoscenze. Fatta questa rosa di paesi, di localizzazioni possibili, comincia il gioco strategico, la partita a scacchi tra la multinazionale e i governi. La multinazionale sa bene che i governi competono per attrarre
un certo progetto di investimento, soprattutto se si tratta di grandi progetti in settori importanti. E quindi la multinazionale è nella posizione di mettere i governi l'uno contro l'altro per cercare di strappare le condizioni migliori, ad esempio in termini di trattamento fiscale. E i governi si prestano a questo gioco, pur di riuscire a portare a casa un progetto importante, cominciano ad abbassare le aliquote fiscali, cominciano a offrire condizioni di favore, restringono la base imponibile e così via. Allora, ecco, dopo aver sostenuto con forza, e ne resto convinto, che attrarre investimenti esteri sia importante, aggiungo che se il prezzo per attrarli è questo, allora non sono più sicuro che il risultato finale sia benefico per i paesi ospiti. Perché qui c'è il rischio molto serio di un gioco pericoloso. Un po' di anni fa si diceva che questo rischio era soltanto astratto, un ragionamento da accademici. Adesso invece si vede dalle cose che sono state rievocate prima, che è tutt'altro che astratto, che questa competizione verso il basso nelle aliquote fiscali o nelle regole per la determinazione della base imponibile si sta intensificando. E questo ha una serie di effetti dannosi, non soltanto quello banale, che riduce le entrate nel bilancio dello Stato e quindi crea problemi di finanza pubblica. Il gettito fiscale che si perde lì deve essere compensato da altre fonti di gettito oppure si deve tagliare la spesa. Questo è banale. Ma c'è di più, si esaspera una cosa che già c'era prima. Ci sono fattori produttivi molto mobili, come il capitale finanziario, che riescono quindi a sottrarsi facilmente alla pressione fiscale di paesi che hanno aliquote elevate, e invece altri fattori che sono meno mobili, il lavoro prima di tutto, per cui i governi si trovano costretti a tassare il lavoro più di quanto sarebbe socialmente ottimale, costretti a tassare il patrimonio immobiliare, che anche quello non è facilmente mobile, più di quanto sarebbe socialmente desiderabile, perché non riescono a tassare la parte mobile del capitale. Questo al di là dei giudizi che si possono dare di tipo politico per gli effetti distributivi che queste scelte creano, questo è inefficiente dal punto di vista economico, è una distorsione nel funzionamento del mercato. I governi lo sanno e si rendono anche conto che se questa competizione continua in questo modo, le aliquote fiscali si faranno inevitabilmente sempre più basse. E però qui scatta, è uno dei tanti esempi del dilemma del prigioniero, è una situazione nella quale, pur sapendo che la situazione ottimale sarebbe la collaborazione per fissare un tetto minimo alla pressione, alla diminuzione della pressione fiscale sulle multinazionali, i governi non riescono a raggiungere questo accordo. L'incentivo a barare è fortissimo, la paura che altri governi si comportino in modo opportunistico è fortissima, e quindi si finisce tutti quanti per cercare di abbassare la pressione fiscale, di facilitare la vita delle multinazionali in questo modo. C'è anche chi sostiene che tutto questo crea problemi in un altro ambito, quello delle regole a tutela dei diritti dei lavoratori, quello delle regole a tutela della qualità dell'ambiente. Questa paura è ampiamente esagerata. Tuttavia si può sostenere che anche se le regole non sono state rese peggiori per attrarre multinazionali, forse le regole potrebbero essere migliorate e non lo si fa per paura di perdere investimenti, per paura di introdurre in un certo paese regole troppo restrittive. Ecco, questo è il quadro dei problemi nel prossimo giro. Quadro di problemi, diciamo che è interessante ascoltare con la sensibilità dell'economista, perché a mio avviso pone dei dilemmi di tipo teorico, perché mi veniva in mente, ascoltando diciamo questa ipotesi di accordo tra gli stati per evitare una concorrenza al ribasso, per dirla in parole un po' più semplici, farebbe pensare un po' agli accordi tra i club per evitare il rialzo dei premi dei giocatori di calcio e avere una maggiore, come dire,
accettabilità degli ingaggi e delle condizioni economiche. La verità è che poi purtroppo la realtà rispetto alla teoria vive di regole diverse e quindi, come dicevo prima in modo forse troppo brutale, la storia dell'Unione Europea è una storia di concorrenza fiscale reiterata negli anni. Quindi delle due l'una, o si accetta che questa è l'attuale realtà e quindi la Apple va in Irlanda piuttosto che le case automobilistiche in Olanda, eccetera, eccetera, oppure si accetta di avere un paese che inevitabilmente sarà meno attrattivo rispetto in generale agli investimenti. Per cui hai dei flussi finanziari che prendono direzioni diverse e quindi hai sempre politiche economiche che sono alla rincorsa e introducono delle deroghe alle regole di applicazione diffusa. Questa osservazione finale vorrei passarla al consigliere per la concorrenza della rappresentanza permanente dell'Italia, Nicola Minasi, che è un esperto appunto di concorrenza e di regole, perché un angolo col quale guardare, a mio avviso, ai temi fiscali e ai temi della competitività tra Stati membri, molto peculiare, sul quale poi vorrei dire qualcosa, provocando anche la curiosità di Roberto Sommella, è quello della possibilità di immaginare in materia fiscale il ricorso non più a misure di aiuto, di incentivo ad hoc, quanto piuttosto il ricorso ad una vecchia categoria troppo spesso dimenticata, che è quella delle misure generali, che a mio avviso potrebbe essere recuperata proprio in materia fiscale per assicurare durevolezza delle politiche nazionali e rispetto delle regole europee. Grazie mille, grazie per questo invito. A me sembra sinceramente che non è rimasto nulla di interessante da dire, perché tutti gli interventi hanno in qualche modo bruciato quello che pensavo o speravo di dire, quindi estremamente interessante. A me sembra che insomma, si possa partire proprio dalla novità del caso Apple, che è una novità fino a un certo punto. È una novità non perché sia stata raggiunta la decisione da parte della Commissione europea di chiedere all'Irlanda di recuperare oltre 13 miliardi di euro di tasse non pagate dalla Apple, ma la cosa in realtà interessante, che è passata quasi inavvertita, è che questa decisione della Commissione, la Commissione l'abbia effettivamente potuta prendere, e questa è la cosa più sorprendente che quasi ci siamo dimenticati. Cioè la Commissione europea, in particolare la Direzione per la Concorrenza, come ricordava l'onorevole Bonifay all'inizio, ha una competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato. Badate bene, di aiuti di Stato, non di fiscalità. Però come mai la Commissione è potuta intervenire su qualcosa che riguarda la fiscalità? Perché se la fiscalità viene utilizzata dagli Stati membri in modo tale da farsi concorrenza sleale a vicenda, questo pone un problema per gli altri Stati. Quindi noi potremmo dire che l'accordo che l'Irlanda aveva concesso alla Apple, e solo alla Apple, di non pagare tasse per il 90% dei propri profitti, tra l'altro raccolti in Europa, è in qualche modo una mossa sleale nei confronti dell'Italia, dell'Austria, della Francia. Permettetemi di entrare un minimo nel dettaglio per capire meglio di cosa parliamo. L'oggetto della decisione qual è stato? È nato intanto da una notizia che è uscita negli Stati Uniti. Cioè la Commissione europea si è accorta che nelle audizioni parlamentari presso il Congresso americano a un certo punto qualcuno ha tirato fuori che Apple segnalava dei profitti per l'Europa in termini di miliardi e miliardi di dollari. E incrociando i dati la Commissione si è accorta che questi profitti non venivano tassati da nessuna parte, ma erano i profitti generati in Europa, cioè ogni MacBook, ogni iPhone comprato in Italia, in Austria, secondo questo schema che è durato fino al 2014, finiva nei conti di Apple Irlanda e quindi non veniva tassato né qua, né in Austria, né in Francia, ma finiva nei conti irlandesi, che non erano tassati da nessuna parte, né in Irlanda né negli Stati Uniti. Quindi è nato un grosso dibattito su chi dovrebbe effettivamente tassare
questi proventi. Però la cosa importante è appunto che la Commissione è potuta intervenire su questo dal punto di vista del controllo degli aiuti di Stato. E qui la cosa, io penso, più sorprendente e, se vogliamo, anche incoraggiante, dato il tema del convegno e la domanda su dove arriva l'Europa ora che compierà 60 anni, è che la base legale su cui si è poggiata la Commissione per prendere questa decisione è esattamente identica a quella prevista dai trattati di Roma del 1957. Ci sono gli articoli che riguardano la normativa sugli aiuti di Stato che in tutte le revisioni dei trattati non sono mai cambiate, sono rimaste le stesse. E quindi questa scelta di dare una competenza esclusiva alla Commissione europea di decidere in materia di aiuti di Stato è stata forse, anzi sicuramente, oltre le aspettative degli stessi Stati membri, è stata una scelta dirompente, perché ha creato qualcosa che io definisco un automatismo evolutivo. Cioè, Apple non esisteva nel 57, non esisteva nei come personal computer, però la evoluzione delle stesse linee guida autonomamente emanate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato e in più l'attività delle corti europee, della Corte di Giustizia di Lussemburgo, hanno creato ormai un corpus di cui gli stessi Stati non possono più fare a meno. Quindi diciamo ci sono due grandi modi di pensare all'evoluzione del sistema fiscale europeo. Uno, quello che in qualche modo adombrava anche stamattina proprio qua il ministro Padoan, di agire dall'alto, creare un ministro delle finanze europeo. In questo momento si pensa molto alla figura del ministro delle finanze europeo dal lato della spesa, cioè come colui che deve decidere come spendere, se spendere più soldi del bilancio tedesco, meno di quello italiano. Però se veramente arrivassimo ad avere un ministro delle finanze europeo che oggi decide come spendere i soldi dei vari bilanci, il giorno dopo quello stesso ministro dovrebbe anche decidere come raccogliere i soldi, perché altrimenti si creerebbero degli sbilanciamenti. Quindi questa è la versione dall'alto, che prevede eventualmente la revisione dei trattati, è un po' anche quello che il vincitore del concorso indetto da Unius oggi esponeva. Poi c'è questo aspetto dal basso, cioè anche senza toccare nulla, l'attività della Commissione europea nell'ambito della concorrenza sta facendo alzare, per così dire, il livello dell'acqua, lo standard minimo al di sotto del quale gli Stati membri non possono andare, altrimenti scatta la concorrenza sleale. Questa è forse la cosa più interessante. Quindi questo obbliga anche a porsi delle domande su quello che vogliamo ottenere e dove dobbiamo andare. Nel mio lavoro quotidiano, per conto della rappresentanza italiana presso l'Unione Europea e quindi per conto del governo italiano nei confronti della Commissione, l'attività di ogni giorno è cercare di convincere la Commissione che gli aiuti che il governo vuole dare sono legittimi, non vanno contro il mercato interno, non sono aiuti sleali. Quindi dal punto di vista di uno Stato membro, di un singolo governo, l'obiettivo è sempre quello di dare più soldi possibili, ma nei limiti delle possibilità. Da un punto di vista europeo è molto importante che la Commissione giochi questo ruolo di arbitro, perché altrimenti anche se noi dessimo tutto quello che possiamo dare, ci sono altri stati, per esempio la Germania, che potrebbero dare molto di più e lo danno molto di più. Cioè ogni anno più o meno la Germania, mentre l'Italia dà, gli ultimi dati sono del 2014, l'Italia ha dato qualcosa come lo 0,3% del PIL in aiuti di Stato, la Germania ha dato l'1,34%. Se non ci fossero delle regole per controllare cosa è legittimo e cosa no, veramente la concorrenza diventerebbe sleale. Quindi in questo il ruolo della Commissione è importante e va tenuto poi presente anche che proprio il caso Apple, e mi riallaccio un po' a quello che diceva il professore poco fa, dimostra anche che a volte gli investimenti delle multinazionali o comunque delle imprese in termini di costo fiscale che viene concesso forse non valgono sempre.
a settembre è apparso sul Financial Times un articolo di un professore americano, che pur essendo americano, si chiama Edward Kleinberg, non dava ragione alla Commissione europea nel caso Apple, e faceva questo calcolo che quello che l'Irlanda ha pagato in termini di tasse non riscosse da Apple equivale a circa 400.000 euro all'anno per ogni posto di lavoro creato. C'è una debolezza in questo calcolo, cioè si è guardato semplicemente al rapporto tra tasse perse e dipendenti di Apple. Non sappiamo se la presenza di Apple poi ha avuto delle esternalità positive, come si dice in economia, magari ha aumentato la concorrenza, ha stimolato altre imprese a lavorare meglio, però sicuramente è una cifra che fa pensare. E questo mi conduce all'ultimo spunto che vorrei offrire, un po' in controtendenza, cioè si dà sempre più o meno per scontato che gli aiuti di Stato e quindi anche gli aiuti fiscali alla fine aiutino davvero l'economia, cioè la facciano sviluppare. In realtà può sembrare sorprendente, ma su questo non esiste nessuna certezza e non ce l'ha nemmeno la Commissione, cioè prima di dare degli aiuti viene sempre fatto un calcolo ex ante, se questi aiuti siano sostenibili, se possono effettivamente provocare uno sviluppo, ma un'analisi ex post non è stata quasi mai fatta e non è stata fatta perché è estremamente difficile isolare i dati economici necessari per fare questo tipo di analisi. E grazie ai big data la Commissione sta lanciando un progetto a partire dall'anno prossimo che per la prima volta cercherà di vedere a ritroso se i soldi dati dagli stati effettivamente sono serviti e quanto. E questa è una cosa dirompente perché non sappiamo bene sempre quali siano gli obiettivi che un governo vuole massimizzare, sicuramente creare e mantenere posti di lavoro. Però ci sono dei momenti come quello che attraversiamo di crisi dove è più difficile capire come meglio sarebbero spesi i soldi pubblici. Quindi questo è un grande dibattito dove ci sono anche delle difficoltà ancora accademiche nella valutazione e non penso che farà i titoli dei giornali, però sarà uno dei temi su cui confrontarsi ragionando sulle possibilità di crescita. Io ringrazio il consigliere Minasi e continuerei il giro di... Cioè abbiamo ancora una ventina di minuti per argomentare le diverse idee che sono venute fuori. Vorrei subito sentire il professore che si era tenuto da parte, diciamo, la parte propositiva. Esatto, la zona propositiva del suo intervento. Allora, partirei da qualcosa che è stato appena detto e porterei l'attenzione anche a livello nazionale. Poi, dopo, cerco di rispondere alla domanda su come uscire da quel dilemma del prigioniero di cui avevo parlato prima. Allora, quando io con i miei studenti parlo di un tema un po' diverso ma connesso, cioè quello della competitività delle imprese italiane, li invito a ragionare in questo modo. Una grandezza importante che incide sulla competitività di un'impresa è il costo del lavoro per unità di prodotto. Il costo del lavoro per unità di prodotto è una frazione. Al numeratore ci va il salario, quanto costa all'impresa all'ordo di tutti gli oneri un'ora di lavoro dei suoi collaboratori. Al denominatore c'è la produttività del lavoro, quindi quanto prodotto si ottiene con quell'ora di lavoro. Le politiche per stimolare la competitività delle imprese possono essere divise in due gruppi, quelle che agiscono sul numeratore e quelle che agiscono sul denominatore. Agire sul numeratore vuol dire moderare la crescita dei salari, è stato fatto in Italia negli ultimi 20 anni almeno. Agire sul numeratore vuol dire cercare di ridurre la pressione fiscale e contributiva, il cuneo fiscale famoso. È stato fatto qualche timido tentativo, bisognerebbe fare di più, ma ho detto prima perché è difficile fare di più, dati i vincoli di finanza pubblica. Tutti questi interventi e altri che si possono immaginare hanno un difetto di fondo, che è lo stesso problema che c'è nelle politiche
di attrazione degli investimenti diretti esteri. Se si guadagna competitività in questo modo, cioè se si guadagna competitività abbassando il costo del lavoro, questa mossa, poiché comunque crea un danno agli altri, alle imprese degli altri paesi, può essere e viene imitata dai governi degli altri paesi. E il risultato in termini di competitività alla fine è nullo. Il risultato per il bilancio pubblico non è nullo. È un gioco, nel migliore dei casi, a somma zero, ma io direi a somma negativa, del tutto analogo concettualmente alla competizione fiscale per attrarre gli investimenti. Ora, qual è la soluzione nel caso della competitività delle imprese? È molto semplice, è lavorare sul denominatore, cioè far crescere la produttività del lavoro e degli altri fattori produttivi. Con tutte le politiche di cui sentiamo parlare, alcune con le famose riforme strutturali che in parte sono state realizzate, in parte no, con investimenti generosi nella creazione di competenze e nella loro diffusione, e su questo l'Italia è decisamente indietro ancora, malgrado tante parole. Qual è? Anche queste cose possono essere imitate naturalmente, cioè se il governo italiano trovasse una maniera intelligente per aumentare la produttività del lavoro facendo rapidamente diffondere, che ne so, competenze digitali nelle piccole e medie imprese di cui si parlava all'inizio, che sono sicuramente un grande punto di forza dell'economia italiana, ma come sappiamo non bastano. La crescita italiana è più lenta di quella di altri paesi dell'area dell'euro, sostanzialmente perché ci sono poche grandi imprese. Io non me la prendo tanto con il cosiddetto nanismo, quello a me sembra un falso problema. Quando si dice in Italia ci sono troppe piccole imprese, io mi irrito. Non sono troppe le piccole imprese, sono poche le grandi imprese, che è un altro discorso. Dire che in Italia ci sono troppe piccole imprese è semplicemente un altro modo, un modo microeconomico, per dire che l'economia italiana cresce poco. Il problema non sono le dimensioni aziendali, è la qualità delle imprese. Se noi riuscissimo a lavorare seriamente sulla qualità delle imprese, che vuol dire qualità della classe imprenditoriale e qualità dei collaboratori dell'imprenditore, che sono i lavoratori, se noi riuscissimo a fare questo, noi avremmo tante piccole imprese che crescono e crescerebbe di più l'economia italiana. Questo, ripeto, si fa con riforme strutturali e investimenti pubblici. Se anche gli altri paesi ci imitassero in questa rincorsa, il risultato finale sarebbe questa volta positivo per tutti. No? È vero che l'effetto sulla competitività si perderebbe, perché il denominatore sale per tutti. Però l'effetto sociale sarebbe straordinariamente positivo. Allora, questo vale, a mio avviso, anche per le politiche di attrazione degli investimenti esteri. Dicevo nel precedente intervento che la multinazionale, prima di tutto, seleziona 4-5 posti dove pensa di poter andare. E lo fa guardando non alla pressione fiscale, lo fa guardando ai vantaggi comparati, si dice, alle caratteristiche strutturali delle economie che prende in considerazione, che dipendono proprio dagli stessi interventi di cui parlavo prima a proposito della produttività del lavoro. Per questo tipo di interventi c'è un ruolo importante per i governi nazionali, ma c'è un ruolo importante anche per i governi locali, perché le condizioni che rendono davvero attrattivo un posto rispetto ad un altro è difficile costruirle con interventi nazionali indifferenziati per tutto il territorio. Quindi c'è uno spazio da protagonisti per i governi locali, ma a mio avviso lo spazio si ferma qui. Si ferma nella costruzione delle condizioni locali per attrarre gli investimenti e nella costruzione, soprattutto, delle condizioni locali per far modo che i benefici di questi investimenti si diffondano a tutto il sistema. Bisognerebbe vietare ai governi locali di introdurre qualsiasi tipo di sussidio, fiscale o di altro genere, perché questo scatena una competizione dalla quale non usciamo più. Questo è un tema su cui ci vuole centralizzazione. Sapete in base a quale principio ci vuole centralizzazione? In base al principio di sussidiarietà, che troppo spesso viene interpretato male. Il principio di sussidiarietà dice che ogni volta che gli effetti esterni di una politica condotta a livello locale sono importanti,
quella politica va centralizzata. Gli effetti esterni delle politiche di attrazione degli investimenti esteri sono enormemente importanti. E quindi non c'è dubbio che la strada sia quella che indicava prima l'onorevole Bonifei, ma da un punto di vista astratto bisognerebbe andare oltre, cioè fare un accordo nell'Eurozona va benissimo come punto di partenza, ma poi dovrebbe arrivare a livello di Unione Europea e poi dovrebbe diventare un accordo multilaterale che coinvolga tutti i principali paesi, altrimenti il problema lo risolviamo tra Irlanda e Italia, ma ce lo ritroviamo poi nei rapporti con altri paesi. Ora, questo può sembrare astratto, velleitario, perché sappiamo come funziona la politica. Sicuramente difficoltà ce ne sono tante, però si possono risolvere. Alcuni esempi che sono stati fatti vanno in questa direzione. L'accordo che è stato raggiunto 2 anni fa per la circolazione delle informazioni tra le amministrazioni fiscali era una cosa che sembrava non realistica e invece è stato raggiunto. Tornando indietro di 60 anni, la cosa che ricordava adesso il rappresentante della Commissione, il fatto che uno dei tratti più originali e interessanti del processo di integrazione europea sia la scelta intelligente di centralizzare fin dall'inizio le politiche della concorrenza, non soltanto gli aiuti di Stato, anche la lotta contro le pratiche anticoncorrenziali delle imprese private è di competenza della Commissione europea. I costituenti dell'epoca capirono che questo era l'unico modo per far funzionare seriamente un mercato integrato. E questa è un'originalità che va valorizzata, che dimostra la possibilità politica di fare le cose giuste. Però per questo ci vuole soprattutto grande convinzione che non vedo più da parte delle classi dirigenti. Cioè si continua a descrivere scelte di questo genere come se fossero cessione di sovranità, perché indebolirebbe la democrazia. È l'esatto contrario. Questo è l'unico modo per esercitare sovranità nel contesto della globalizzazione. Se i governi pensano di poter fare da soli, vanno a finire nella trappola che descrivevo prima. Se invece capiscono che in un mondo così interconnesso certe scelte non possono che essere portate in alto, valorizzano la propria sovranità democratica, non la cedono. Questo però richiede lo spirito di Ventotene, non certo lo spirito che circola oggi nelle classi politiche europee. Richiede che la si finisca una volta per tutte di blandire le frottole che raccontano gli spacciatori di paura che girano in Europa. L'integrazione internazionale in tutti i suoi aspetti, capitali, merci, migrazioni, non parlo dei profughi che hanno il diritto di entrare, parlo degli immigrati di cui abbiamo bisogno dal punto di vista economico. Ecco, tutto questo non solo ha straordinari benefici economici, ma ha un enorme valore morale, perché vuol dire combattere il principio di discriminazione. Combattiamo le discriminazioni di genere, combattiamo le discriminazioni di razza, combattiamo le discriminazioni di ceto sociale, non si capisce perché abbiamo smesso di combattere le discriminazioni basate sulla nazionalità. Se le classi dirigenti non riprendono questa bandiera, il protezionismo, il nazionalismo, il razzismo vinceranno. Grazie, professore. Devo dirle la verità, il suo intervento è molto interessante. Però facciamo troppa confusione tutte le volte che parliamo di Europa. Cioè l'Europa non è una sorta di caleidoscopio del mondo. L'Europa è una roba che hanno inventato firmando dei trattati, dando dei contenuti, individuando delle politiche europee e delle regole funzionali a degli obiettivi. Le regole, diciamo, tirarle da una parte e dall'altra a seconda del momento. È vero che per fortuna non sono state cambiate troppe volte quelle europee, però vanno utilizzate per quelle che sono. Se si vuole ripensare l'Europa con un obiettivo diverso, se si vuole pensare un'Europa in cui c'è un governo, un ministro, un presidente, un Parlamento e gli stati nazionali non hanno più ruoli, va bene, però la dobbiamo scrivere così.
pensare che questo si possa fare per diciamo, applicazione diffusa, passando a quella che si chiama costituzione materiale, non è una buona cosa, perché crea disordine, crea incertezze. Una delle grosse forze dei trattati europei è che c'era una strategia, una condivisione di progetto, delle regole e poi dei comportamenti che hanno più o meno avuto una coerenza, vedo il Presidente Frattini che ha avuto ruoli e responsabilità importanti in questo contesto, per cui le istituzioni europee sapevano quali erano le politiche da perseguire, la Commissione europea sapeva come custode del trattato che cosa doveva controllare, la Corte di Giustizia faceva la Corte di Giustizia, il Parlamento, poi a un certo punto i consigli dei ministri erano luoghi episodici di confronto tra gli Stati membri per fare certe cose, adesso sembra che tutti i problemi abbiano una risoluzione a livello europeo, che tutti i problemi debbano essere affrontati a livello europeo. Bisogna ripensare le regole dell'Europa, però per fare questo bisogna ripensare quelle regole, non sono quelle regole che abbiamo oggi giuste per fare questo, ci sono politiche che non si possono discutere a livello europeo, sono degli stati membri, cioè non c'è niente da fare, bisogna cambiare le regole, non è che le regole possono essere allargate, tirate, forzate per fare cose che non si possono fare, e purtroppo lo stesso vale ad esempio in materia fiscale, quello che lei diceva a proposito dell'attrazione degli investimenti è a mio avviso molto corretto, ma allora vuol dire che il governo italiano sta sbagliando tutto, perché non si deve preoccupare di attrarre gli investimenti, deve dire guardate qui si vive bene, la tassazione è alta, non fa niente, pagate un po' più di tasse, se volete venire in Italia meglio. Perché purtroppo l'attrazione degli investimenti passa attraverso politiche fiscali utili. I casi non riguardano solamente Apple. Se andiamo a guardare i casi recenti in materia di tax rolling che sono stati adottati con decisioni finali o avvio di procedura, ce l'abbiamo nel Lussemburgo, ce l'abbiamo nel Belgio, ce l'abbiamo in Olanda, ce l'abbiamo in Irlanda. Cioè, stiamo dicendo che 6 paesi europei sbagliano. E se li abbiamo fatti fuori, poiché i casi di aiuti di Stato, la Germania veniva citata prima, la Germania è una elargitrice di aiuti professionale, non occasionale come l'Italia, tant'è che ha al di là delle dimensioni un'erogazione tripla, basta ricordare quello che ha fatto in materia di banche, poi ne parlerà Roberto Sommela che conosce l'argomento benissimo. Cioè, dobbiamo decidere qual è lo standard che vogliamo perseguire, perché altrimenti purtroppo le stesse regole per situazioni diverse non funzionano. Noi stiamo mischiando cose che hanno origini diverse, problematiche diverse, e le regole non possono essere le stesse. Le dobbiamo condividere attraverso i nuovi trattati, magari in occasione dei prossimi 60 anni, riscrivendo la Costituzione europea come una volta si era provato a fare, e decidendo che alcune scelte di fondo, l'Eurozona potrebbe ad esempio diventare un ambito geografico a tassazione omogenea. Per cui gli Stati membri non fanno più concorrenza tra di loro, ma lo dobbiamo decidere, non lo possiamo fare in modo unilaterale, rinunciando e dicendo che per i prossimi 10 anni poi gli altri ci seguiranno o facciamo un accordo in sede di consiglio, perché nel frattempo le imprese, nella logica allocazione delle risorse, sceglieranno di investire in un paese piuttosto che in un altro, le occasioni di lavoro verranno create in quei paesi piuttosto che in un altro, il PIL si muoverà diversamente tra un paese ed un altro. Bisogna pensare prima la visione d'insieme di che cosa si vuole fare e poi si scrivono le regole, altrimenti le regole vengono così violentate per un uso diverso da quello per il quale sono state pensate. Roberto. Ma per quello bisogna deciderli prima, però non dopo, bisogna deciderli prima. Io penso una cosa, qual è il problema dell'Europa? È che cominciano a crederci sempre meno gli europeisti, cioè anch'io che sono un europeista convinto, poi vedo dei dati su come cresce l'Eurozona e come cresce il gruppo dell'Est Europa e mi dico ma c'è qualcosa che non va, sapete che nel quinquennio di legislazione questa attuale comunitaria i paesi dell'Est, cui vogliamo tutti molto bene, prendono più soldi, contributi europei di quelli dell'Ovest? Cioè il gruppo di Visegrad che non vuole gli stranieri dopo aver sottoscritto i patti con la Commissione europea e gli altri paesi della striscia dell'Est prendono 180 miliardi di euro. Noi, Francia, Germania e Compagnia Bella, 160. Noi, Francia, Germania e Compagnia Bella, siamo soggetti, scusate se insisto, al 3% di rapporto deficit-PIL a tasso zero in questo momento perché il denaro non costa nulla, anzi... In alcuni paesi, Germania, Svezia, Svizzera,
si paga per tenere i soldi in banca, sui depositi, e tra poco anche in Italia, se non riprenderanno i tassi di interesse. Sicché noi siamo bloccati, il patto di stabilità e di crescita è diventato una gabbia, scusate se insisto, perché nella stessa Unione Europea, al di là di tutte le problematiche che hanno analizzato molto bene prima di me, chi è intervenuto di competizione, di unione fiscale, eccetera, chi non ha l'euro cresce, diciamocelo chiaramente, e chi ce l'ha no. Com'è possibile? Tra l'altro crescono con i soldi dei paesi dell'euro, perché quei 180 miliardi li diamo noi, eh? E questo è il punto chiave, cioè il patto di stabilità e di crescita. Probabilmente non sarà stupido, come ha detto il presidente Prodi, però va corretto, perché non immaginava al momento l'allargamento dell'Unione. Non immaginava che l'Unione Europea sarebbe diventata una grandissima casa madre con delle tigri, una volta si diceva asiatiche, con delle tigri a basso costo del lavoro, a tassazione quasi zero, diciamo con una riconoscibilità molto chiara dal punto di vista economico dentro casa. Noi non dobbiamo più andare nell'est asiatico a produrre, né in Cina. Ci abbiamo tutto l'est Europa, che sinceramente non deve nemmeno rispondere al trattato di Maastricht, perché un tempo c'erano le tappe di avvicinamento, non se ne parla più, però io me lo ricordo benissimo, c'era una tappa di avvicinamento per entrare nell'euro, dovevano essere sottoporsi l'Ungheria, la Slovacchia, nessuno dice più nulla, ma chi vuole entrare nell'euro? Nessuno, quindi noi dobbiamo utilizzare quello che c'è, a mio modo di vedere, e vado nel concreto, visto che è la mancanza di fede, Spinelli se fosse vivo avrebbe dei dubbi anche lui, si chiederebbe ma dov'è finito il mio spirito, era già isolato nel 44, ma oggi lo sarebbe uguale, guardiamoci intorno, io vi stimo tantissimo, stiamo parlando di Europa, stiamo parlando di noi, sembra una riunione di carbonari, sembra che dobbiamo chissà che cosa costruire, credo di sedizioso, di silenzioso, perché guarda, vado a un convegno sull'Europa, uno se lo racconta un amico, ma che ci vai a fare? Cioè, quasi come se fosse, no, ecco, perché noi che lavoriamo con l'Europa, con la concorrenza, che per fortuna non è più una parolaccia da tempo, insomma, ci crediamo, ci dobbiamo credere, ne dobbiamo parlare di Europa, dobbiamo far vincere i principi, però è chiaro che dobbiamo dare ragione a chi critica l'Europa quando ha ragione, sinceramente chi critica questo sistema che non funziona di bilanciamento tra paesi che crescono al 3%, cioè tutti quelli dell'est Europa, e paesi che crescono, pure la Germania, più o meno dell'1, perché sono ingabbiati da regole procicliche, e purtroppo il ciclo è sempre negativo, quindi sono sempre regole negative, e questo è un dato di fatto. Allora vado nel concreto, quando fare qualcosa? Io dico tre cose. Allora, il fiscal compact non è ancora un trattato, va ratificato, prossimo anno credo che scada, il presidente Frattini forse potrà confermarmelo, perché è un po' come Schengen, prima è un accordo, poi viene ratificato come trattato, diciamo, internazionale. Nel momento in cui si ratifica il fiscal compact andrebbe sicuramente inserita una clausola di salvaguardia che tiri via dal rapporto deficit PIL le spese per infrastrutture, le spese per investimento, la famosa golden rule, che è talmente golden che non è mai stata applicata in Europa. Ma se io devo fare il ponte sullo stretto, lasciamo stare se è giusto o meno farlo, ma potrò farlo fuori dal 3%? Come si può pretendere che io lo debba fare dentro il 3%? È impossibile, ma nemmeno dentro il 30%. Ma quello è la roba che fa crescere il paese. E non pensiate che la Germania non abbia bisogno di ponti sullo stretto, perché la Germania, paradossalmente, si dice poco, nella regione dell'Amburghese, del porto di Amburgo, ha dei ponti veramente mezzi distrutti che dovrebbe ricostruire. C'è stato più o meno un trimestre, 2 anni fa, in cui tutti i camion che andavano al porto facevano un giro larghissimo perché avevano dei ponti pericolanti, perché essa stessa è soggetta a questo vincolo assurdo. Quindi è giusto quello che diceva prima Francesco, mettiamoci d'accordo sulle cose da fare. Io non credo che se il governo italiano va in Germania a parlare con Angela Merkel e dice togliamo il vincolo della Golden Rule e mettiamo la Golden Rule sulle opere infrastrutturali necessarie, facciamo crescere non la Germania, non l'Italia, l'Europa, dica no. Io non credo che dica no Angela Merkel. Quindi bisogna intervenire quando si ratifica il fiscal compact e inserire la Golden Rule. Come far crescere le PMI? Io ho un paio di idee, ce l'ho nella legge di bilancio, appunto, che l'amico presidente Boccia sta esaminando sotto
una pioggia di migliaia di emendamenti come di consueto, ci sono due articoli, ve li dico pure, il 22 e il 18, articolo 22 e articolo 18, che sostanzialmente sono degli articoli per attrarre capitali in Italia. Il 22 è un articolo bello perché l'ho citato in un mio commento sul Corriere della Sera, sostanzialmente si creano gli Italy Bond, cioè si cerca di attrarre capitale straniero per la messa in sicurezza. Io vorrei che fosse così, però diciamo la norma prevede semplicemente per far crescere le piccole e medie imprese. Evidentemente si tassa con 100.000 euro a forfè chiunque investa almeno 1 milione di euro in titoli di Stato o 2 milioni in PMI. Lo sapevate? C'è la norma. Sta là. Articolo 22. Lavoriamo su quello. Allarghiamo con quei principi generali di cui parlava prima Francesco Sciaudone, cioè inseriamo un principio generale europeo per dire guardate l'Italia fa questa cosa e la fa come principio generale, anzi apriamo i capitali, siamo in Europa o siamo in Italia? Siamo in Italia ma siamo anche in Europa, quindi mettiamo un vincolo anche europeo in modo che nessuno poi a Bruxelles ci possa dire non è che è proprio in odore di santità comunitaria, o sbaglio questa norma, perché dice aiuti solo i capitali, no, io aiuto tutti i capitali. Allora con questo principio costruiamo dei veicoli finanziari, poi magari vi spiego il modello, molto semplici, che vadano a cercare il risparmio dove c'è. In questo momento il risparmio italiano è in libera uscita, un po' come quando implose la Democrazia Cristiana, chi votava? L'elettore della Democrazia Cristiana. Si è visto poi che si è costituito un partito, Forza Italia, eccetera. Il risparmio italiano sono 4.000 miliardi di euro. In banca tra poco paga, i titoli di Stato danno rendimenti negativi, gli investimenti sono scarsi e evidentemente bisogna convogliare questo risparmio verso le piccole e medie imprese. Articolo 18 della legge di bilancio, sempre all'esame di questo Parlamento. L'articolo 18 prevede i PIR, che sono dei piani di investimento individuali, che dà dei forti incentivi fiscali a chi investe nelle piccole e medie imprese. Inseriamo anche lì, magari con l'ordine del giorno, con qualcosa di più specifico, il principio che questa è una legge che noi facciamo in un ambito e in un'ottica europea. Quindi tramutiamo le nostre idee, perché ce l'abbiamo di buone, credo, noi italiani, anzi a volte ce l'abbiamo anche migliori degli altri, e mettiamogli addosso la bandiera dell'Europa. Nessuno ci potrà criticare, anzi, probabilmente qualcuno ci potrà imitare come ci imita in silenzio mezza parte del pianeta. Grazie. Grazie Roberto. Allora, la rappresentanza che pensa? La difende questa legge? La saprà difendere? No, la potrà difendere? Le regole potranno creare ostacoli rispetto a queste iniziative di stimolo comunque dell'economia? Perché poi il tema vero è quello, cioè l'economia va stimolata o va lasciata andare con le proprie regole? Gli investimenti vanno orientati o vanno lasciati liberi di localizzarsi dove vogliono? La risposta è che sicuramente la rappresentanza del governo italiano sostiene... No, ma è importante perché, spesso nel confronto con la Commissione europea si entra veramente nel dettaglio e bisogna a volte lavorare anche sull'aspetto interpersonale di convincere dell'opportunità di certe scelte. C'è tutta una serie di rituali anche da rispettare. Però stiamo andando avanti sui PIR, ci sono anche altre iniziative per agevolare le piccole e medie imprese ad andare in borsa, per esempio per finanziarsi più facilmente. Io penso che quello che sta emergendo molto in questo dibattito è la concorrenzialità del sistema paese, cioè una multinazionale ma anche una qualsiasi nuova impresa che deve decidere dove andare, dove aprire la bottega in Europa, sceglie alla fine un sistema che agevoli l'attività. Non a caso gran parte degli aiuti vengono dati da tutti i paesi europei in settori che indistintamente aiutano tutte le imprese, cioè soprattutto energia, per abbattere i costi dell'energia, quindi i costi del manifatturiero, e trasporti, quindi infrastrutture, e anche movimentazione dei prodotti. La vera sfida è immaginare dei sistemi integrati dove tutto questo venga insieme, quindi lavorare per il sistema paese è la cosa più difficile.
come Ministero degli Esteri, Governo italiano nel caso della rappresentanza a Bruxelles, cerchiamo di fare questo. Ci sono delle persone che a volte fanno la battuta che se l'Italia è un paese sicuramente non ha un sistema, e però a parte la battuta, e questa è la difficoltà grande che abbraccia tutte le autorità pubbliche italiane in Europa adesso. Ecco, se posso concludere, penso che una delle difficoltà più grosse di questo momento, che vede anche la crescita dei populismi, è proprio questo, che è stato un po' esaurito lo slancio dei grandi fondatori dell'epoca Delors, della creazione del mercato unico, il momento in cui anche il presidente Frattini ha supervisionato questa attività di costruzione, e adesso ci troviamo con un mercato unico che è andato molto avanti. È difficile spiegare all'opinione pubblica europea che dobbiamo ancora fare di più. Cioè adesso il grande dibattito è sulle tariffe del roaming, per esempio. Cioè, sono cose importanti, però non parliamo più dell'Erasmus, non parliamo più del poter prendere un aereo a poco prezzo e andare ovunque. E contemporaneamente proprio il successo, paradossalmente, di questa costruzione ha creato una serie di autorità, per esempio l'autorità per la concorrenza, che non fanno più parte del governo e non fanno più parte del mondo legislativo. Anche in Italia noi abbiamo l'autorità per la concorrenza, per i trasporti, per le telecomunicazioni, per l'energia elettrica e il gas. Questo è un effetto positivo della costruzione europea, cioè c'è una modernizzazione della gestione della cosa pubblica che sottrae competenze dirette al governo, infatti sono autorità indipendenti. E un esempio classico è l'indipendenza delle banche centrali e della Banca Centrale Europea. Però questo nuovo modo di governare, dove il controllo non è diretto da parte dei parlamenti, non è diretto da parte dei governi, rende anche più difficile spiegare agli elettori come il loro voto viene speso, perché alla fine si elegge un Parlamento, si è difesi da un governo che non ha un effetto diretto né sulle autorità nazionali né su quelle europee. Quindi forse la grande difficoltà di spiegare tutto questo è che il confronto tra i sistemi dei paesi, le grandi sfide che ci aspettano richiedono un approccio integrato, e ancora non esiste il vocabolario adatto né tra i governanti né tra i governati per affrontare questo. Grazie. Io direi che più che del governo dell'Europa dobbiamo decidere che Europa vogliamo, così poi ci occupiamo di governarla. Grazie ai relatori e grazie a tutti. Ricominciamo subito, non scappate, eh?